Signori, eccoci qui per uno degli eventi più importanti. Infatti, mi sono messo anche il cappello delle grandi occasioni, anche che avevo un capello improponibile. Ichiban Kushi da 11 biglietti per Mario Barbato. Proprio così, me l'ha salito il buon vecchio Nando. E volevo fare un video un pochino più importante. Quindi, aspettavo domenica mattina che non veniva nessuno, che la domenica mattina è sempre un pochino più fiasca. Siete ancora tutti quanti a dormire, tranne noi, Ritorno dei Maghi. Allora. Che cos'è l'Ichiban Kushi? L'Ichiban Kushi è la lotteria istantanea tipica giapponese, ovvero una serie di premi che potete vincere con un'estrazione istantanea. Noi di Dore de Maghi la facciamo anche online per tutti coloro che non hanno una fumetteria e che qui vicino casa e che quindi non possono usufruire di questo servizio fighissimo, che ragazzi è veramente veramente divertente. E quindi abbiamo deciso di farlo online su mangacomicsmarket.it. Perché è figo? Perché praticamente acquistando il biglietto online, come ha fatto il buon Mario, noi faremo l'estrazione e poi pubblicheremo il video dove facciamo vedere quello che è uscito. Signori, eccoci qua, i biglietti sono ancora tanti, ma ci sono anche tantissimi premi. Allora, i premi vanno da... Andiamo un pochettino a far vedere i premi che abbiamo. I vari asciugamani con i personaggi che sono la lettera F, perché all'interno del biglietto troveremo una lettera e questa lettera equivale a un premio. Adesso vi faccio vedere, tanto ne devo aprire 11, quindi staremo qui penso tutta la giornata. Poi abbiamo le borsette dei vari personaggi di Naruto, perché come dicevo ogni lotteria è a tema. Questa volta è quella di Naruto, noi ne abbiamo fatte tante, abbiamo fatto quella di JoJo, quella di My Hero Academia, quella di One Piece, quella di Dragon Ball. Questa volta spetta a Naruto. Quindi, signori, io direi a questo punto di partire, così vediamo i premi, tanto di 11 biglietti penso uscirà praticamente qualunque cosa. Quindi iniziamo subito. Allora, iniziamo con estrazione, la prima estrazione. Allora, come potete vedere è tutto quanto rigorosamente in giappo. E i giapponesi sulle infografiche non si fanno mancare nulla, c'è la freccetta che indica lo strappo. Quindi, signori, iniziamo subito. Allora, più è vicino alla A, e più è possibile vincere un action figure. Per esempio, la A è questa action figure qui. Allora, iniziamo. Ed ecco la prima per Mario, vediamo se sarà stato fortunato sin dall'inizio. La D. Allora, facciamo un pochettino di ordine, innanzitutto. Allora, la prima è la D, e la D è una borsetta, è una di queste qui. Poi, in questo caso, quando è possibile scegliere il premio, manderemo nella chat ordine di mangacomicsmarket.it anche le varie domande, cioè nel senso hai preso 3D, hai preso una F, quale vuoi dei prodotti di disponibili? Quindi poi sarà Mario a decidere quale scegliere. Quindi andiamo subito con la seconda. Eccola qui, il video sarà troppo lungo, non so se il TikTok non riuscirò mai a caricarlo, quindi penso che lo caricherò direttamente su YouTube. Ed eccoci qui con il secondo biglietto, signori. La E, mettiamolo qui, ok. La E che è per l'esattezza i sottobicchieri. Allora, i sottobicchieri sono completamente a caso e sono sei. Allora, sono sottobicchieri in gomma, tutti quanti scolpiti, molto fighi, e hanno anche un piccolo buchetto per poter inserire eventualmente un anello se lo vuoi far diventare un portachiavi, però sono molto grandi, quindi sono oggettivamente più fighi se presi come sottobicchieri. Infatti quelli tondi sono veramente fighi. Fra il Rinnegan e lo Sharingan sono veramente veramente fighi. Continuiamo con la nostra estrazione, facciamo vedere bene. Allora, naturalmente molti hanno chiesto già l'uma, perché sono grigi e gialli? In realtà perché è fronte retro, sono tutti quanti assolutamente uguali, soprattutto sono in cartoncino in modo tale che non è possibile ballare, non si può vedere dietro, non si può vedere da nessun'altra parte. Ma no, quanto è caldo sto cappello, ragazzi. Allora, continuiamo per Mario, siamo al terzo biglietto e... Eccola qua, è uscita un po' male. Ed ecco a voi la F. Grazie a Dio gli sta prendendo tutti quanti diversi. E la F sono gli asciugamani. Gli asciugamani sono di 8 tipi. Sono di 8 tipi, di 8 personaggi. E sono Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Minato, Itachi, Gaara e la Volpe. E la Volpe. Perché vado sempre lì? Perché lì c'è il calendario, c'è come si chiama? Il tabellone con tutti i premi usciti. Perché un'altra cosa figa è che quando escono i premi, poi queste qua vengono attaccate sul cartellone, così chi verrà dopo di voi saprà i premi che sono rimasti.
Ok signori, ancora niente bombe, però ricordiamo che statisticamente una su 8 più o meno siamo per far uscire l'action figure, e anzi una su 7 per essere precisi, ed eccoci qua, altro biglietto, sempre per Mario, di dov'è? Benevento, Montesaschio, Benevento, eccoci qui, hop, la D, un'altra D, quindi andiamo a due D, una E e una F. Dobbiamo continuare ragazzi, dobbiamo far uscire un action figure, anche che sono veramente troppo troppo fighe. Siamo a 4, io mi immagino adesso Mario che sta morendo e che dice qualche volta stanno scattando e ancora niente action figure, dai, speriamo che almeno due le porta a casa. Eccola qui, si strappa ancora, un'altra F, signori c'è ansia. Allora, siamo a metà delle estrazioni, abbiamo 2D, una E e 2F. Signori, è tosta, ma noi siamo fiduciosi. Dai, una bella action figure, dai, ho paura che potrebbe entrare gente, eccola qui. Ho dovuto fare il video lungo perché sennò veramente una diretta non finiva più. E 5 e 6, eccola che arriva, hop, un'altra F, signori, sesto biglietto, siamo al giro di boa e abbiamo 3F, 2D e una E, ancora non si vedono le lettere, quelle là importanti. Dai ragazzi, sale l'ansia, noi continuiamo a ravaniamo, dai, un po' di fortuna, eccola qui, e. Un'altra F, signori, stanno incominciando a uscire solamente F, siamo a 7, se tosta. Ne mancano solamente 4, adesso ne mancano solamente 4, un po' di fortuna, eccola qui. Ricordo che, aspetta, facciamo via questa qua e poi, ecco l'ottava, piano, facciamo piano. Un'altra E, cioè la E, mi sono già dimenticato che cos'era, la E sono sotto i bicchieri. Ok, signori, ne mancano 4, 5, 6, 7, 8, ne mancano 3. Ricordiamo che acquistando la Torre dei Maghi Fumetteria su Manga Comics Market avete spedizioni gratuite in tutta Italia, costano 25 euro. I biglietti vengono 14 euro e li troviamo su www.mangacomicsmarket.it. Mi raccomando, da Torre dei Maghi. Allora, che vi facciamo anche il video. Dai Mario, dai, allora, ci siamo. Ne mancano solamente 3, mi sono già perso. 4, 5, 6, 7, 8, rimancano solamente 3. Dai. Allora, insieme, crediamo ragazzi, una bella sfera Genkidama, tutti insieme, dai. L'ha presa! No ragazzi, che effettivamente su 11 biglietti neanche una figure, mi stava incominciando a venire, diciamo, un po' di ansietta. La C la mettiamo un attimo qui e te la faccio vedere subito. La C è Kakashi. Attenzione, solo per questa lotteria, non so perché, le hanno fatte anche a caso, perché sono dei bastardi. Ovvero, c'è la doppia versione, che non so perché è sigillata. Quindi abbiamo un Kakashi super figo normale e un Kakashi, non so se si vede, super figo con lo Sharingan attivo. No, siete male perché ho la telecamera di zio Peppe. Ah no, siete meglio sotto. C'è quello con gli Sharingan e quello attivati e quello senza, quindi con lo Sharingan attivato. E signori, ma qui non abbiamo ancora finito però, Mi potrebbe portare a casa una doppia action figure, che gli auguro con tutto il cuore. Quindi 6, 7, 8, 9, 10, 11, gli ultimi due. Allora ragazzi, gli ultimi due che saranno questi due. Quindi adesso questo qua lo butto. Oh, ci posso agganciare a Kakashi. Allora, eccoli qua ragazzi. Partiamo col primo. Dai, un'altra action per lui, dai, tutti insieme, una bella che Naruto è fighissimo, anzi ve lo faccio vedere, ragazzi, ma Naruto quanto è figo, questo Naruto qua è col pugnale di Minato, spettacolare, eccolo che arriva, la D non è action figure, ed eccolo qui, e ci siamo, manca l'ultimo biglietto che abbiamo qui, ma vi volevo parlare prima di Minato, perché come potete vedere c'è anche l'action figure di Minato, ma come notate non c'è nessuna lettera. Perché? Perché questo qua è il The Last One, ragazzi.
sto cappello che comunque è in vendita da Torre dei Maghi anche sul sito. Perché? Perché questa la porta a casa chi compra l'ultimo biglietto, lo so. Tutti i bimbi Nutella se ne escono con e allora mi compro solo l'ultimo. Sì, lo so, è fantastico, ragazzi, ma non avviene proprio questo. Perché? Perché quando incominciano a finire i biglietti e finiscono anche i premi, quelli più appetibili, che succede? Quando ne restano pochi, arriva una persona e se li compra tutti insieme per avere minato. Questo è il concetto, non è che puoi comprare, non è che puoi scegliere l'ultimo biglietto. Ma continuiamo. Sto facendo anche una bella giornata, bisogna dirlo. Allora, ultimo biglietto, è l'ultimo, aspetta. 6, 7, 8, 9, 10, ok. Sesto, undicesimo e ultimo biglietto. Signori, eccolo qua. Pronti? Dai, insieme una bella A. Un'altra F. Ok, andiamo quindi a fare il conto di quello che è uscito al nostro amico. Eccolo qui. Eccolo qui. Signori, per Mario Barbato da Montesarchio Benevento, ecco la nostra classifica premi. Non so se si vede, aspetta. Eccola qui, abbiamo 5F, 2E, 3D e una C. E andiamo insieme a vedere che cos'è, che cosa sono. Allora, un Kakashi sicuro, che è la cosa più importante. Poi tre borsettine, andiamo subito a far vedere quali possono, puoi scegliere. Poi abbiamo, aspettate, a questo punto la giro, si può girare? No, non si può girare perché non so come farlo, perché sono un dannato boomer. E poi abbiamo due E, che sono due sottobicchieri. Guarda, avrei preferito forse più E che F, così facevi il set per gli amici a casa quando vi prendevo cosa da bere, che è veramente figo. E abbiamo 5F su 8, quindi hai praticamente la scelta di tutti quanti gli asciugamani. Gli asciugamani sono fighi perché sono lunghi, sono molto lunghi, sono praticamente il doppio di quello che vedete. E sono belli più che altro non tanto per la qualità dell'asciugamano in sé, quanto per la qualità della stampa, perché sono veramente veramente fighi. Quindi ho visto molti clienti attaccarli proprio sul muro, cioè nel senso metterli, capito? Cioè, c'ho la luce da tutte le parti, sono luminosissimo oggi. Quindi li attaccano sul muro. Comunque ringraziamo Mario, adesso facciamo partire subito tutto quanto e ricordo che in descrizione abbiamo inserito il link per l'acquisto, se quando pubblicheremo questo video effettivamente saranno ancora disponibili. Quindi ragazzi, mi raccomando, Torre dei Maghi su Manga Comics Market. E per chi non sapesse cos'è Manga Comics Market, Manga Comics Market è un progetto nato dalle fumetterie per i collezionisti, ovvero le migliori fumetterie italiane si trovano lì, quindi io e i miei colleghi, e vendiamo su questa piattaforma che ci permette giustamente di essere al top, visto che ha il database più grande di tutta Italia. Quindi ringraziamo ancora Mario. Grazie Mario. E salutiamo gli amici a questo punto di Montesarchio, che non so dov'è, cioè nel senso produce Benevento, ma non so precisamente dov'è, spero sia una bella cittadina. E mandiamo tutto quanto, facciamo partire tutto quanto domani, che è lunedì. Ciao, ciao Mario.